In questo tutorial ti mostrerò cosa fare nel caso in cui il tuo sito WordPress abbia subito un attacco hacker o siano stati aggiunti file malevoli al suo interno. Questa procedura non include casistiche in cui sia stata danneggiata anche la struttura del database, ma quelle alquanto comuni ed è valida nel caso in cui il tuo sito WordPress sia stato installato in radice. Se il sito è stato installato in una sottocartella, va ricaricato nella stessa sottocartella, oppure in radice e successivamente va corretto il site URL e home del database. Per iniziare, è necessario fare un backup del sito e creare in locale una cartella vuota, dove inserire il pacchetto pulito di WordPress. Crea dunque due cartelle in locale. In questo esempio, le nominerò rispettivamente backup sito e pacchetto originale WordPress. Ma avrai la possibilità di nominarle a tuo piacimento. Accedi ad un qualunque client FTP. L'interfaccia classica di un client FTP è formata da due pannelli. Il pannello di destra mostra i file presenti nel tuo spazio remoto. Il pannello di sinistra mostra i file presenti sul tuo computer. Seleziona dal locale la cartella Backup Sito e dal remoto seleziona l'intero contenuto della cartella inerente all'installazione di WordPress. E poi trascinalo in locale e attendi il completamento del download dei file. Dopo aver copiato tutti i file, elimina quelli presenti nello spazio remoto, lasciando la cartella del tutto vuota. Questa operazione ti consentirà di lavorare su uno spazio web pulito. Se per qualsiasi motivo sei impossibilitato ad eseguire questa operazione, puoi richiedere un reset dello spazio web. Per maggiori informazioni su come fare, ti consiglio di consultare la guida dedicata. A questo punto, devi recuperare dal backup la versione di WordPress che stai utilizzando. Per reperire questa informazione, accedi alla cartella WP Includes e apri il file version.php. Visualizza la versione di WordPress e annotala. Poi collegati alla pagina it.wordpress.org. Seleziona Scarica WordPress. Poi su Scaricarlo e installarlo. Clicca sul pulsante Tutte le versioni e scarica la versione di WordPress che stai utilizzando. Estrai il file zip e copia il contenuto all'interno della cartella vuota Pacchetto originale WordPress, precedentemente creata. Adesso il sito di WordPress è privo di contenuti che andremo a recuperare singolarmente dalla cartella di backup copiata in locale. A questo punto dovrai scaricare il tema e i plugin che erano attivi sul tuo sito. Ma prima di scaricarli, ti occorre recuperare queste informazioni e quindi annotare il tema usato e l'elenco dei plugin attivi. Per farlo, accedi alla cartella WP Content e apri la cartella Plugins. Visualizza e annota tutti i plugin che erano attivi sul tuo sito. Accedi alla pagina wordpress.org e dalla sezione Plugins cercali e scaricali. Ripeti l'operazione per tutti i plugins in uso installati sul sito. Poi fai lo stesso con i temi, mediante la sezione temi del sito wordpress.org. Apri i temi scaricati, estrai il file zip e copiali all'interno della cartella temi del pacchetto originale di WordPress. A questo punto hai copiato i temi e pulito lo spazio. Nel caso tu abbia personalizzato CSS, anche questi andrebbero ripristinati. Per farlo, accedi alla cartella di backup del sito. Dovrai poi ripetere l'operazione per tutti i plugins. Adesso le cartelle sono popolate. In caso di plugin o temi a pagamento, dovrai acquistarli nuovamente. A questo punto devi ripristinare la cartella Upload. Quindi, ritorna nella cartella di backup e apri la cartella Upload. Questa cartella contiene solo i media
che vengono caricati tipo immagini, foto, file PDF, video o altro. Dunque, ti consiglio di verificare che al suo interno non vi siano presenti script malevoli, quindi osserva tutto il contenuto delle singole sottocartelle con attenzione e verifica che ci siano solo file media. In caso di script tipo file.php, eliminali. Dopo che hai eseguito questo controllo, copia la cartella upload e incollala nella cartella pulita di WordPress, pacchetto originale WordPress, precisamente nella sottocartella WP Content. A questo punto hai ripristinato il contenuto della cartella WP Content. Altri file tipo linguaggio o file particolari creati da plugin saranno ripristinati una volta inseriti i plugin. Se per alcune cartelle il sito presenta un errore di not found, dovrai copiarle dalla cartella del backup. Il file ancora mancante è il WP Config. Come potrai notare, all'interno della cartella a pacchetto originale WordPress è presente un file denominato WP Config Sample. Aprilo e tienilo da parte. Accedi alla cartella di backup. Apri il file wp-config e recupera le informazioni del database su cui è stato installato WordPress. Dalle singole righe, recupera le informazioni del database e incollale nel file pulito all'interno degli apici. DBName, DBUser, DB Password, DB Host, e il campo Table Prefix. Dopo che avrai incollato tutti i dati del database, salva il file e rinominalo wp-config.php. È molto importante non utilizzare il wp-config.php dal backup, ma crearlo nuovo come da istruzioni, modificando soltanto i parametri necessari, in modo da mantenerlo pulito ed evitare di ripubblicare eventuali malware. A questo punto, tutti i contenuti sono stati recuperati. L'ultimo file da recuperare è il file htaccess.php. Puoi crearlo da zero, copiando al suo interno il codice di default che è questo mostrato. Successivamente rinominarlo in .htaccess, senza .txt finale. Per concludere, rimane da caricare i file all'interno dello spazio remoto, direttamente nella radice. Ritornare nel client FTP, seleziona tutto e pubblica sul sito svuotato. Dopo l'upload, verifica che il sito sia visibile online. In alcuni casi potrebbe presentarsi una pagina bianca a causa plugin o temi mancanti. Ti consiglio di verificare che siano stati caricati tutti correttamente.